Allora, se facciamo finta che siamo io e te sul lungomare, che cosa mi diresti? Tutti a massa. Oh, bellissimo. Sono un po' imbarazzata. Cosa fate nella vita? Io quando sono io lo so che non si chiede, però vorrei sapere la tua età. Secondo te? Quanti anni ho? Sei più grande di me. Sì. Sei molto, sei molto. Vabbè, non lo posso dire. No, dillo, non ho problemi. 31. Bravo. Precise, ma ci messo la luce. 27. Ma che età, gannate sta. Gannate, 27, giuscivo. 3, che vuoi 27. 27. Anche se nessuno mi ha chiesto l'età, ho 27 anni. Perché se ne escludo, scusa, vabbè. Ma non ha maturato, forte. Ma ci piacciono quelli più piccoli? Piacciono i tuoi bambini. Schifata, già. No, credo che non fa tanta differenza tra piccolo e grande. Certo. Per la mia modesta esperienza, poi magari trovi anche il piccolo che si vede proprio che piccolo. Che con quanti ragazzi piccoli sei stato? Molto pochi. No, uno solo. Uno solo. E lui teneva le forze. Molto. Molto. Molto forze. Perché vado a Ercole, Ercole con il suo Ercole. Perché vado a lasciate? Tornato con l'ex. Tornato con la moglie. Sì, a storia. Comunque. E guarda come soffre quando dice tornato con l'ex. Mo si dice sempre casi umani, ma poi. A un certo punto mi chiedo, no? Se le persone dicono, io prendo tutti i casi umani, ma ti sei mai chiesto se quasi umano sei tu? Grazie. Secondo me no. Spesso dice, io prendo tutti i casi umani, forse sei tu. Allora, certo. Sicuramente si va a cercare nei posti sbagliati, secondo me è vero. La tua persona ideale, no? Come la vedi? Dovrebbe essere una persona per bene, educata, rispettosa, ce l'ha tutta, spiritoso. Ma non è... Stai parlando di te? Poi... T'ha fatto pure piedini in poi... banda, giusto? Dici, dici, ho visto tutto. Deve essere autoironico. Poi? Poi? Deve essere. Ma se si sta casando. Deve essere, deve essere intelligente. Ce l'hai? Ce l'ha tutte. Tutte. No, sto ascoltando, mi dico. Se ama viaggiare ancora meglio perché io amo. No. No, non riesci a prendere l'aereo. Cioè, proprio una luce. Come sei andata? È un po' la fobia degli spazi chiusi. Ok, mi fa stare. Quindi pensa a stare chiuso in cielo. È peggio. È tutto raddoppiato, moltiplicato. Quindi un po' claustrofobico. Per 5, come? Claustrofobico. È claustrofobico. Comunque lui è quello che dà la manina agli sconosciuti nell'aereo, capito che fa? Sì. Quando piace. Amore, che carino. Cioè, quindi sei un cucciolo. Sì, se te è romantico, non mi dico mai romantico. Tu sei una persona romantica? Molto. Mamma mia, si vede. Tu sei una persona romantica? Poco. Io si vede. Cioè, non mi piace spettacolarizzare l'amore, il rapporto no. Vero. Solo io e lui, vicino a mare, magari c'ha lì una cosa bella, però... Allora, se facciamo finta che siamo io e te sul lungomare, che cosa mi diresti? Tutti a massa. Ma bellissimo. C'è cosa più romantica. Ma manca a fa così però. No, sei contro così. No. Gli scambi di coppia, no. Tu sei pro scambi di coppia, vero? No, scambi no, però guardarci mentre siamo insieme. Cioè, per esempio. No, allora, aspetta, tu fai il sesso col tuo fidanzato e c'è un'altra persona che ti guarda. No, o tu. O un'altra coppia che pure gioca. Lo fa. Cioè, tu saresti una camera. Sì. Tu e il tuo ragazzo e. È un'altra coppia, vi guardate. Senza toccare. No, senza scambiare sti cose da tutti. No. E che ci prova a guardare? Cioè, no, perché io sono un po' guardona. Per esempio, uno dei miei desideri erotici che io ancora non ho realizzato è stare in una stanza piena di gente che mi tromba intorno. Io ferma, seduta a guardare, così. Fare tu una domanda a lui. No, chiede che la vendica, che lo fa? No, sei geloso? Io no, zero. Zero? Allora, sono geloso se c'è affinità mentale tra la mia ragazza e un'altra persona. Però se viene fatto un complimento alla mia ragazza mentre sto per strada oppure... No, ma te ci pure, capi caso, ma... Bravo, io sono così. Tu sei una persona gelosa? Il giusto. Quale per te il giusto? Cioè, se parliamo di gelosia, possessione, no, la odio. Il minimo è ovvio, cioè... Ma definisci il minimo, capito? Che ne so, fammi contestualizzare. Certo, ragazzo, può andare a ballare con gli amici? Sì. Ci ho pensato troppo! Ci ha messo 40 secondi così. Guardi l'aspetto fisico in un uomo. Certo, tantissimo. È la prima cosa che guardi. Sì.
Cosa guardi in un uomo per prima? Troppe cose insieme. Contemporaneamente. Una. Contemporaneamente mille cose. E dimmene due. Sorriso. Poi? No, aspetta, ho lasciato uno perché. Ecco, questa è bella. Ho lasciato uno, ci sono stata addirittura 9 mesi. Sì. Ma l'ho conosciuto con la barba, barbetta, tipo lui. Era bellissimo. Ragazzi, una volta venne a Pasqua a casa mia, si faceva pile contro pile perché doveva lavorare. Mi si presentò un'iguana. Cioè, come si chiama? Mental colonacos. Io mi misi a piangere, mio padre se lo ricorda ancora. Cioè, che stas- ma dico, cioè, io mi misi a piangere. Ogni giorno mi facevo inviare la crescita della barba perché se no non volevo avere più. Comunque, ovviamente, quando poi l'ho rivisto, ho detto... Non lo riuscivo, cioè, ormai me lo ricordavo così. No, l'ho lasciato. L'hai lasciato per il trauma. Sì, trauma. La cosa più strana che ti è successa a letto con una persona. Un ragazzo che poi era anche un ex, si fece la G di Gaia, tra, capito, come disegnino dei peli del pube. Cioè, capito, io mi trovai a questo che si abbassò la mutanda e io ci trovai la G, capito, si era tolto, c'era la, il rosa della pelle che faceva la G. E disse pure ti piace. Che mi deve piacere? Ma come se lo accetti, scusa? Era pelle e la G di peli. Ok. Che schifo. Vabbè, ti è piaciuta questa cosa? Vabbè, poi quando stai infuocato, 8 mezzo, logo. Immagino. Ragazzi, una domanda un po' così, forse un po' banale per gli uomini, ma avete mai fatto cilecca? Io personalmente no. Giuro, non ma ci credo. Giuro. Ma per cilecca che cosa si intende? Che non ha risposto alla chiamata l'amico? Cilecca oppure cilecca intende. Che ha risposto sia... subito. Non manca no, che ha risposto cosa e tu cosa. No, io intendo che proprio manco, capito? Allora, sono sincero, la prima che mi ha detto non, no, non mi è mai successa, mai, mai, ha sempre risposto, ma che fai a così? Non è colpa tua, giuro, tu mi piaci. Questo l'ho fatto, questa qua l'ho fatta, è perché mi piaci troppo, perciò. Questo l'ho fatto. No, a me una volta, però all'inizio proprio, che ero proprio piccolino. No, poi questa qua fece cilecca la settimana, stavo in vacanza. Lei ha fatto cilecca con te? No, fece, la mia, il mio amico fece cilecca con questa la settimana prima. Il mio amico partì perché doveva andare a ritiro al calcio. E l'hai consolata tu? No, non l'ho consolata. No, ha fatto cilecca pure tu. Ma sfortunato, sorella. Come reagisci tu ad un uomo che fa cilecca? Capito, vabbè, ci mettiamo là, lo abbracci, lo rincuori e... Ma cioè, mi credi, da uomo è proprio umiliante a cui cioè, mega dai, ti fa male. Non dare. No, abbracciamo. No, vabbè, se... No. No, ma come, cioè, già faccio da abbracci, no? Non ah, boh, abbracci, che fai? Lo lasci così? Ciao, me ne vado perché hai fatto cilecca, sì, sì. No, vabbè, se vabbè, è meglio così. No, dai. È meglio così, vabbè. No, si dà abbraccio a me, ma uccide. Tu gli dai una seconda possibilità perché poi hanno fatto personale. Sì, ma la seconda possibilità è stata con pazzo, se no... Non gliela dai, secondo me. No, perché qualche, quella volta che è successo di voler riprendere la cosa, una tragedia, non voglio scendere in particolari. Quando è cilecca è finita. Ma sai che cosa che sto parlando lì, è bruttissimo. Mi sono ricordato una cosa. Cosa, non so dove andare. Sta a me, cioè non so che via vuole prendere, se vuole scendere, se vuole salire. E allora... E allora dici Maro, ma che palle, no, sì, ciao, basta. Okay. Senti, devi troppo sperare, dopo ti fa male la mascella, le mani. È finito, non puoi ricominciare dopo. È finita, la baracchella. No, no, chiuso. Pure cosa ho detto, quando ci ho riprovato è stato fatto. Ma cosa bella che non c'è sovvino a tavola a te, vieni tutti un movie. Mi arrampicavo tipo Spider-Man. Sì, sì. Io non vorrei mai essere un tuo ex, ma non perché... No, ma è vero. Non perché tu non sei una bella ragazza. Sento, non so che loro hanno fatto cilecca. Allora, perché io ho un carattere che porta alla cilecca. No, che secondo me può inibire gli uomini. Perché in genere magari un uomo gli piace sottomettere, sai, che invece io sto come pazzo e sottometto io a te. Ah, ti piacciono i giochi di ruolo? Moltissimo. Che sono? Moltissimo. Poi ti spiego. Un po' di perbe, cioè che magari kill, cioè tipo giochi di ruoli, tipo poi tu l'uomo. Cioè infermierina, poliziotto, che fa? L'infermierina. Cosa no, c'è? No, questo è troppo trash. Perché è troppo trash? Trash. Tu che segno sei? Ariete. Che fa l'ariete? Ascendente toro. Perciò era destino, sei unicorna tutto parto. Ariete toro. Ma siamo davanti. E per forza deve mettere il corno. Ma
perché? Che c'entra? Ma è vero! E vedi? Non fa una piega! Io sono sempre stata tradita. Sei una persona coerente, però, non è che... Molto. Eh sì. Molto ariete. Io non credo di essere molto coerente, invece. Perché che sei? Perché sono vergine. L'8 settembre, ragazzi. Ragazzi, ho passato una bella serata, vi dico la verità. Voi? Sì. Come sì? No, sto scherzando, no. È bella. Cioè, hai fatto solo il ciangolo e risate, finiamo un po'. È bella, no? Bella serata, sì. Da rifare, subito. Non con noi. Sì, da con... No, subito. Io sono, no. Come si chiama? Ingorda.